se di incapacità si tratta, noi oggi vorremmo dare un contributo positivo e dare uno strumento al governo Renzi e al governo Pignaro per superare questo problema. Nella fine gennaio di quest'anno abbiamo presentato una mozione al Consiglio regionale, dopo che avevamo denunciato più volte questa situazione, e l'abbiamo presentata prima che Ryanair decidesse di andare via a causa dell'aumento delle tasse, e con la quale mozione chiedevamo a Renzi di attivare un'avvertenza col governo nazionale per ridurre il balzello e per poter esentare la Sardegna da questo balzello. Nel momento in cui è stata presentata tutti erano silenti, la giunta non ha fiatato, poi arriva Ryanair che se ne va, tutti gridano al lupo, si agitano, vanno a chiamare il Ministero e parlano di tavoli tecnici attivati. Immediatamente dopo l'attivazione di questi tavoli tecnici, e apro una parentesi, la norma che introduce il balzello è una norma che deriva prima dal governo Letta, poi confermata da Renzi con aumento, votata dai parlamentari sardi. Dicevo, dopo questa prima impeto e attivazione di questo tavolo tecnico, è arrivato il però c'è l'Europa, dobbiamo fare i conti con l'Europa. Bene, allora noi oggi presentiamo un documento molto semplice che vi abbiamo dato in copia, che è questa decisione della Commissione Europea, è una decisione del dicembre del 2015 che segue a una decisione precedente che è del 2011 addirittura, con la quale la Germania viene autorizzata a disporre l'esenzione da quelle tasse per i passeggeri che si rechino nelle isole. Le ragioni di questa autorizzazione e del fatto che tutto ciò non venga considerato aiuto di Stato sono le solite che presidiano i principi europei, ovvero sia che si tratti di territori svantaggiati, che hanno maggiori costi, che non hanno mezzi alternativi e che sono in posizione alternativi, quale può essere un treno, quale può essere un trasporto su gomma, e che sono in posizione remota, e la posizione remota, secondo i canoni europei, bastano 100 km per poterla individuare. Sulla base di questa decisione l'Italia può tranquillamente prevedere la diminuzione, l'esenzione di questi territori e essere autorizzata per l'Europa. Questa è una decisione che a dicembre e mi pare è stata istruita in 2 mesi, perché è stata presentata oggi, ma è evidente che con un precedente di questo tipo e con un po' di buona volontà e utilizzando in modo corretto le strutture europee, credo che nel giro di 10 giorni si possa istruire la pratica per l'Italia per ottenere analogo risultato e eliminare uno dei problemi principali che ha causato e sta causando l'allontanamento delle low cost. Allora, cosa si può fare per questa continuità territoriale, soprattutto per le rotte tagliate di Ryanair? Bisogna prima di tutto fare chiarezza. Noi abbiamo un governo Pignaro, un governo Renzi, che da tempo, ma aveva iniziato con questa cantilena il governo Monti, attribuiscono all'Europa la responsabilità delle non scelte e non decisioni. Lo hanno fatto sulla continuità territoriale, ricordiamo che la CT2 è stata completamente cancellata con perdite di centinaia di migliaia di passeggeri in nome di una procedura di infrazione che è inesistente, e io ho sfidato più volte l'assessore a tirare fuori le carte, non lo ha fatto perché le carte non esistono. La legge 10 è sotto procedura di infrazione, come sono state sotto procedura di infrazione tutte le leggi precedenti, e le procedure si sono sempre chiuse a nostro favore. Io sono certo che anche la legge 10 andrà a nostro favore, e incominciano a capirlo anche loro, tant'è vero che incominciano a parlare di segnali incoraggianti e hanno anche l'ardire di attribuire questi segnali al lungo lavoro di questi mesi, ma la legge 10 quella è, non è che ci sia lavoro di questi mesi. La sua giunta ha dato contributi a Ryanair?
la nostra giunta ha dato contro l'idea Ryanair. Adesso l'ultima ragione, la più clamorosa, è quella di questo aumento, di questa addizionale per l'imbarco, che è stata decisa prima dal governo Letta, poi reiterata con aumento da Renzi. Due provvedimenti votati da tutti i parlamentari sardi del PD, che sono gli stessi che adesso gridano aiuto al lupo e chiedono l'aiuto di Renzi per porre rimedio. Noi abbiamo chiesto già da gennaio, con una mozione depositata in Consiglio regionale, al presidente Pigliaru di aprire una vertenza con il governo per annullare questo aumento. Hanno detto Pigliaru, Del Rio, che ci stanno lavorando, ma che è difficile perché c'è l'Europa. Bene, oggi noi una volta per tutte li sbugiardiamo, perché presentiamo due decisioni della Commissione europea, che riguardano la Germania per il trasporto di passeggeri nelle isole della Germania, e queste due decisioni autorizzano la Germania all'esenzione dalle tasse di imbarco. Quindi, come l'ha fatto la Germania, come l'Europa l'ha concesso alla Germania, lo può fare anche l'Italia. Basta scuse, basta alibi, basta stare a non far niente, basta non decidere, bisogna attivarsi e farlo velocemente. Faccio capire, ma esiste una procedura di infrazione per i contributi che lei ha dato durante la sua giunta? Allora, per tutti i contributi che sono stati dati a Ryanair, sin dall'origine, sin dai primi anni 2000, fino agli anni 90 e 2000, sono sempre state aperte procedure di infrazione che si sono sempre chiuse con un nulla di fatto. La sua in particolare? L'ultima in ordine di tempo è la 10, che è stata aperta e che si dovrebbe chiudere a mesi. Ho motivo di ritenere che anche quella si chiuderà con nulla di fatto. È la stessa giunta Pigliaru e l'assessore Deiana parla oggi di segnali incoraggianti dall'Europa. La ringrazio. Grazie a voi.